Lo sportello del cittadino, decoro urbano, è in zona Lama Taranto, sentiero via dei poeti e degli artisti, un'area in cui varie associazioni di volontariato capeggiate, una iniziativa organizzata, patrocinata dal Rotarac di Taranto, queste associazioni hanno realizzato un'azione bonifica, di pulizia appunto, di un'area favolosa ma deturpata dagli incivili. E mentre camminavamo, realizzavamo interviste, facevamo immagini, abbiamo visto proprio il corpo del reato, permettetemi l'espressione. Abbiamo qui una rappresentante del Leo Club e così era, camminava e portando via appunto, ovviamente poi verranno lasciate nei sacconi, nei sacchetti che verranno poi ritirati da Chima Ambiente Amio, essendo appunto l'iniziativa, come detto, con Chima in Ambiente Amio. Dicevo, qui c'è di tutto. Questa mattina cosa avete trovato? Beh, in particolar modo la plastica sicuramente, che è quello che ci ha colpito, vetro, tante bottiglie di vetro purtroppo. E veramente camminando, vede, anche all'ultimo, quando avevamo già consegnato le sacche, continuavamo a trovare cose da raccogliere. Come Leo Club Taranto siamo molto orgogliosi di aver collaborato con il Rotaract, perché crediamo molto nella collaborazione. Ma soprattutto la vera vittoria per noi è portare questi gesti nel quotidiano, verso in tutti i giorni, anche quando andiamo a mare da soli, magari perché trovare qui abbiamo coglierla, ecco, preghiamo il nostro operatore di fare proprio qui abbiamo una bottiglia di plastica, addirittura una solette, il vetro. Pensate, questo materiale non è biodegradabile e davvero rappresenta la condanna a morte per l'ecosistema. Cioè, allora l'appello a quegli incivili è pensassero che con questi gesti inconsulti distruggono l'ecosistema, uccidono pesci, uccidono gli abitanti del pianeta Terra, perché siamo tutti abitanti anche del pianeta Terra. Siamo proprio nelle grotte, noi ci siamo proprio addentrati, è stata un'occasione anche per esplorare gli scogli e la costiera, ed è anche difficile proprio tirarli. Estrarli. Esatto, sì. Quindi bisogna fare assolutamente... Complimenti! E ci saranno tante altre iniziative. Certo, non vediamo l'ora di riprendere in pieno. Grazie.